Ciao a tutti, qui SuperLupin777 e benvenuti in questa nuova puntata di Pocket News della serie dove andremo a svolgere lotte su Pokémon Showdown con Pokémon estratti a caso qui su Random Pokémon Generator. Quindi per l'appunto estraiamo i nostri 6 Pokémon giornalieri che sono Lunaton, Drapion, Clamperl, Slaking, Mienfu e Banelby. Non so inquadrare sinceramente più di tanto questo team, non so nemmeno in che tier saremo, speriamo che vada bene. Ok, eccoci qui col team, abbiamo Darkseid, Lunatone con Chastoberry, abilità Levitazione, Mosse Tossina, Psichico Riposo, Protezione, EV 252 in HP, 168 in difesa, 88 in difesa speciale, Natura Sicura, più difesa meno attacco. Abbandono il nostro Drapion con Black Sludge, abilità Battle Armor, quindi il Guscio Scudo credo sia in italiano, non sono sicuro, quello che non ci fa subire brutti colpi. 252 EV in HP, 36 in difesa, 220 in difesa speciale, Natura Careful, Mosse Tossina, Assillo, Protezione. Protezione e privazione è come quello che ho usato nei team monotematici nel team dei segni zodiacali. Palkia Clamperl con Focus Sash, abilità paura, penso sia in italiano. Mosse Guscio Scudo, no scusate, Getta Guscio. Guscio Scudo è un'abilità. Idrovampata, Ice Beam, quindi gelo raggio, entro forza fuoco, 252 EV sia in attacco speciale che in difesa, 4 EV in difesa speciale, natura timida, più velocità, meno attacco fisico. Pigrone Slaking con Eject Button, che è pulsante fuga, abilità Pigrone, purtroppo ce l'ha, quindi devo tenerla. Mosse Giga Impact, quindi Giga Impatto, Sucker Punch che è Sbigo Attacco, Hammer Arm che è Martel Pugno e Terremoto. Sfrutterò questo Eject Button per cercare di non subire troppo l'effetto del Pigrone, almeno al primo turno, 56 EV in HP, 252 in attacco e 200 in velocità. Natura, Jolly, Allegra, più velocità, meno attacco speciale. Ninja Mienfun con Focus Sash, abilità Rigenergia. Mosse, calci in volo, U-turn, quindi retromarcia, fake out che è bruciapelo e privazione. 252 in HP, 252 anche in velocità, 4 in difesa speciale, natura Jolly anch'essa, quindi più velocità meno attacco speciale. Pasquale, Banelby con Choice Scarf, abilità Huge Power, mosse, terremoto, ritorno, Stone Edge che pietrataglio, U-turn, retromarcia, 252 sia in attacco che in velocità, 4 in difesa speciale, natura decisa. Ci vediamo con le lotte. E iniziamo subito contro questo team. Dunque. Io inizierei con Clamperl, così, anche senza pensare a chi potrebbe iniziare dei miei avversari. E inizia Rotom, che forse è il peggiore che poteva capitarmi. Ma non ne sono sicuro. Io ho il Focus Sash della mia, sì, ce l'ho. Mosse di priorità da parte dell'avversario possono esserci. Ma sapete che non lo so, forse potrebbe non averle. Quindi andrei per uno Shell Smash iniziale. Leaf Storm dell'avversario missa e questa è una cosa importantissima per me, davvero fondamentale è stata questa cosa perché potrei tentare ancora Shell Smash oppure andare diretto di Ice Beam. Ci provo diretto di Ice Beam e è sufficiente a buttare giù Rotom Tagliaerba. Questo miss di Leaf Storm è stato qualcosa di veramente importante perché mi dà l'opportunità di rimanere con più sicurezza in campo col mio Clamperl. Quindi vediamo un po' chi si presenterà in campo dell'avversario. È stato un colpo di fortuna che mi è servito molto. Ember dalla parte avversaria. E andrei per un bellissimo Scald e colpiamo questo Ember e lo shottiamo brutalmente, fantastico. Quindi già Clamperl ha fatto due uccisioni e è ancora protetto dal Focus Sash. Quindi potrebbe mandare KO in due colpi un Pokémon dell'avversario. A meno che naturalmente questo Pokémon non abbia dalla sua una mossa di priorità, con la prima mi manda al Focus Sash, con la seconda mi finisce. Excavalier non penso sia proprio questo genere di Pokémon. Beccati questo entra forza fuoco che lo manda soltanto al 29% di vita. Megacorno mi manda al Focus Sash e a questo punto, grazie a paura, mi sale ulteriormente la velocità e questo è veramente qualcosa di importante perché mi dà ancora più sicurezza nel caso in cui ci fossero eventuali Choice Scarf dei miei avversari. Quindi grazie mille per questo Megacorno. Non grazie altrettanto per il fatto che mi hai mandato il Focus Sash, ma non posso farci niente. Ice Beam su questo Tyrantrum non lo toglie nessuno, quindi vai Clamperl, perfetto, Tyrantrum è giù e sto iniziando quasi con uno sweep. Anzi, no, non mi esprimo, non mi esprimo perché è meglio. Andiamo per Ice Beam, attacco prima io, prima il mio avversario. Qui è una bella lotta. Se l'avversario fosse Choice Scarf sarebbe più veloce di me. Ok, l'avversario è più veloce di me. Avrei potuto fare lo sweep se l'avversario non fosse stato un Pokémon del genere. Quindi gli è andata molto di fortuna. O meglio, poteva schierare prima Flygon. Non so perché non l'abbia fatto. Comunque sia. Contro questo Flygon adesso dobbiamo ritornare coi piedi per terra perché potrebbe metterci in difficoltà.
quindi chi schierare contro di lui? Il mio Dark Side potrebbe essere un'opzione, quindi schiererò lui. E andiamo per la tossina. Ci facciamo colpire da oltraggio nonostante io abbia la protezione perché ci conviene e basta, l'avversario in questo modo viene confuso, a meno che naturalmente non gli fossero usciti i tre attacchi consecutivi, che con la sfortuna che ha avuto prima ci sarebbe stata come cosa, nel senso gliel'avrei augurata questa cosa, invece non è successo, è andato soltanto per due attacchi, dopodiché si è confuso, si è tra l'altro colpito da solo nella confusione, questo è magnifico, e a questo punto andrei per un riposino. Così, giusto per. Oltraggio dell'avversario però è sufficiente a buttarmi giù. E a questo punto un Pokémon con la protezione sarebbe fantastico. Tipo il mio Abbandono. Abbandono il Pokémon che stavo cercando. Ma prima di usare questa mossa andrei quasi quasi per Infestation, per Assillo. In questo modo bloccherò in campo o l'uno o l'altro. E poi potrò andare per la tossina nel caso in cui schierasse Dradigon prima di questo Flygon. Nel senso, nel caso in cui decidesse di preservare Flygon, che non sarebbe una brutta scelta perché questo Flygon potrebbe mettere in difficoltà il mio team. Dico potrebbe perché non lo so che moveset abbia completamente. Ok, a questo punto Flygon se ne va KO. Fantastico, se ne va KO, tra l'altro grazie al danno dovuto ad Assillo e non al turno successivo grazie alla protezione. Quindi Dradigon viene trascinato in campo, Assillo non c'è neanche bisogno di usarlo subito perché comunque è l'ultimo Pokémon rimasto all'avversario, quindi non ho necessità di bloccarlo in campo, è per forza bloccato in campo. Oltraggio dell'avversario arriva, fa un bel danno, ma prende il danno dovuto al Life Orb, questo è un qualcosa di importante, quindi andrei per la protezione. A questo punto l'avversario in questo modo non sarà confuso, ma me ne sbatto le palle. Ecco, ah no, in realtà è confuso lo stesso, nonostante si sia schiantato contro la protezione, si confonde. Non lo sapevo. Buono sapersi, buono sapersi. A questo punto potrei tentare il Double Protect, ma non mi sembra il caso. Tanto sono in una posizione di vantaggio, quindi andiamo per Knock Off. Lì priviamolo a Life Orb, e tra l'altro l'avversario è molto sfortunato, si colpisce da solo nella confusione e quindi abbiamo trovato un avversario più sfortunato di me. Ha rischiato di prendersi uno sweep per via di un Leaf Storm fallito. E questo sarebbe stato epico, uno sweep di Clamperl sarebbe stato qualcosa di epico, ma subito una bella prima vittoria, quindi troviamo la seconda lotta e vediamo se riusciamo a replicare il risultato appena ottenuto, sarebbe qualcosa di fantastico. Bravo Clamperl, che assassino, veramente un assassino. Ci è voluto un po' ma l'ho trovata, e questa lotta non sembra molto difficile da vincere. Io gli schiero Clamperl però, non voglio sottovalutare il mio avversario che avrà la strategia di Rattata, mega ignorante. Ma fa niente, fa niente. Sweddle dalla parte avversaria. Shell Smash contro quel Sweddle mi sembra la cosa più giusta da fare. Ok, Shell Smash parte tranquillamente. Le mie statistiche vengono boostate in modo regolare. Sticky Web dell'avversario. Molto prevedibile come cosa. A questo punto, Ice Beam sull'avversario mi sembra una cosa giusta da fare. Al Focus Sash. Sarei potuto andare anche per l'intro Forza Fuoco. Sarebbe stata un'opzione, certo, però. Ho deciso di optare per questo. A questo punto, perché non andare per uno Scald? Tanto per finirlo, in questo modo, se avesse switchato, sarebbe stato meglio, perché sarebbe stata una mossa stabbata che avrebbe fatto, tra l'altro, abbastanza danno ai miei avversari. Rattata viene ora schierato dall'avversario, e per Rattata andrei per Scald, perché so che il Focus Sash cercherà di farmi rimonta e mandarmi a un PS, quella roba lì, infatti. Sono all'1% di vita, ma sti cazzi. Adesso potrebbe finirmi con una mossa di priorità, glielo lascerò fare? Glielo lascerò fare oppure no? No, non ho voglia di lasciargli mandare KO il mio piccolo Pokémon, quindi schiero Pasquale. Rattata se ne va per Quick Attack, questa strategia è molto molto vecchia, mi spiace per te. Quindi andrei per U-Turn, vediamo se l'avversario rimane in campo o meno. No, non rimane in campo. Cioè, o meglio, sì, rimane in campo, no, non switcha. E quindi ora mi trovo contro Aron e quel Exploud. Contro di loro sarei quasi schierato di schier sarei quasi tentato di schierare il mio Pigrone. Ed entra in campo Aron. Contro quell'Aron andrei per Hammer Arm. E vediamo un po' di mandarlo al suo vigore, fantastico. Vigore è 9% di vita, tra l'altro, per farvi capire la quantità di vita che ha quel Pokémon. E grazie a Shell Bell torna full vita. Questa è una bella strategia, questa non me la aspettavo più di tanto. Quindi a questo punto gli schiero Clamperl, perché no? Gli faccio uno Scald, magari lo scotto, sarebbe fantastico. Clamperl se ne andrà KO, ma questo Aron non avrà più la protezione dovuta al vigore, quindi Sturdy. Ok, scottalo magari, no, non lo scotta. Ritorno dell'avversario, a questo punto Shell Bell non gli restituisce tutta la vita e sono libero di finirlo come e quando meglio credo. Quindi con Pigrone
O col mio ninja, potrei anche schierare il mio ninja. Ma sì, dai, schieriamo lui che ha una mossa di priorità. Mi sono dimenticato prima, avrei potuto schierare lui anziché il mio Bunnelby. Ma comunque un attacco rapido da un Rattata all'uno non è qualcosa che va molto ad influire. Ecco, quindi Aaron se ne va KO per via del mio fakeout e non rimane che quell'Explode da buttare giù. Carina la strategia di Shelbel e Vigore su quell'Aaron, devo dire. Ma purtroppo per lui non è stata molto efficace. Boomburst dell'avversario mi manda il mio di Focus Sash. Ci sono stati 200 Focus Sash in questa partita, ben 4 se non sbaglio, o 5 addirittura. Ma abbiamo vinto, quindi due vittorie per noi. Facciamo una e mezza perché questa qua non era proprio una vittoria piena, ma è stata carina, dai. Meglio di quelli che quittano il primo turno, di sicuro. Abbiamo visto una bella strategia di quell'Aron che non conoscevo, quella di Rattata sì, perché è vecchissima, magari anche questa, però non conoscevo proprio così completamente, ecco. Dunque, il lead dell'avversario chi potrebbe essere? Vedo bene quel Hitmontop, se devo essere onesto, e contro Hitmontop sarei quasi tentato di schierare il mio ninja. Proviamo con ninja a iniziare. Bronzong invece dalla parte avversaria. Andrei anzitutto per Fake Out, giusto per fargli un minimo di danno e vedere se magari hai leftovers o qualcosa del genere. Ok, lo mandiamo a 96% di vita e hai leftovers, perfetto, sappiamo già un'informazione in più sul nostro avversario. A questo punto andrei per Knock Off, per l'appunto, dato che il mio avversario ha i leftovers. Se lo mandiamo al 57% di vita, i leftovers se ne vanno e Stealth Rock dell'avversario. Stealth Rock che è l'ultima cosa che avrei voluto vedere sul mio campo di battaglia. A questo punto potrei andare per U-Turn e vediamo un po' chi colpiamo perché non credo che... No, invece rimane in campo, stavo per dire non credo rimanga in campo. E invece l'avversario decide di restare. E a questo punto chi potrei schierargli per cercare di buttarlo giù? L'avversario potrebbe avere Levitate come anche quella che depotenzia le mosse di tipo fuoco. Quindi non ho una vera e propria soluzione. Se no, mandare in campo il mio abbandono potrebbe essere una buona scelta. Quindi abbandono presentati sul campo di battaglia, tossina dell'avversario, perfetto, sono immune, quindi abbandono si è rivelata proprio la scelta giusta. Andrei per Infestation, vediamo se l'avversario rimane in campo, almeno lo blocco in campo, ok, fantastico. Avversario bloccato, se ne va per il terremoto, ma a me importa veramente poco di questo, perché io voglio semplicemente rimanere in campo il più possibile in modo tale che la Black Sludge mi restituisca abbastanza vita per essere ancora un Pokémon pericoloso per il mio avversario. 68% di vita raggiunto, non rischio la doppia protezione naturalmente, vado per la privazione che è sufficiente, abbondantemente sufficiente perché faccio pure un critico, a buttare giù il mio avversario. Questo critico è proprio una botta di culo perché non ho sniper, non ho cecchino né qualcosa del genere che aumenti le probabilità di brutto colpo, a parte che cecchino è quello che aumenta il danno del brutto colpo o la probabilità, non ricordo sinceramente. Fatto sta che è ininfluente per quanto fortunato questo critico, quindi ce ne frega ben poco. E vediamo chi sarà la prossima scelta del mio avversario. Ok, Typhlosion si presenta ora in campo e visto che sono andato per Knock Off andrei per la protezione adesso giusto per avere ancora un pochino di PS restituiti dalla mia Black Sludge. Eruzione dell'avversario, attenzione, eruzione non è una delle cose che vorrei vedere sparato addosso a me. Quindi, il mio abbandono non sono sicuro che possa reggere un attacco di questo calibro, onestamente. Non ne ho proprio la minima certezza. Potrei schierare il mio Clamperl, che tanto ormai ha la strategia tutta sputtanata, perché poverino aveva il Focus Sash, ma a questo punto non ha più protezione del Focus Sash per via delle rocce, quindi beccati sta eruzione, lo sacrifichiamo brutalmente, ma in questo modo posso mettere più in difficoltà il mio avversario che ha 328 di velocità massima. Ok, quindi è più veloce di Pigrone, outspeeda praticamente tutti nella mia squadra, ma Pasquale ha Choice Scarf. Pasquale ha Choice Scarf, quindi non lo outspeeda, giusto? No, lo outspeeda comunque. Dannazione. Se fosse naturalmente full velocità. Ninja, Energia, potrei andare per un fake out. Non c'ho una soluzione ottimale. Vabbè, proviamo comunque a schierare il mio ninja e vediamo un po' cosa succede. Non so se ho fatto la cosa giusta, onestamente, ma andrei per il fake out. In questo modo eruzione comunque viene depotenziata di un po'. Non so quanto, vediamo quanto danno riusciamo a fare con fake out al mio avversario. Ma comunque un po' dovrebbe calare il danno dovuto all'eruzione. Ok, 86% di vita raggiunge a questo punto. A questo punto non so per cosa andare. High Jump Kick sarebbe un po' rischioso.
Ma la provo, dai, andiamo per la jump kick, eruzione dell'avversario. È sufficiente a buttarmi giù. E questi sono cazzi amari. Questi sono cazzi amari. Potrei schierare il mio Dark Side. Potrebbe reggere un attacco simile? Forse sì, forse no. Non si sa, proviamo a schierare Dark Side. Il mio timore è che l'avversario sia Choice Scarf, per questo non ho ancora schierato Pasquale, no, che comunque viene outspeedato, quindi sto dicendo stronzate, stronzate. Proviamoci con la tossina subito. Proviamo a tossinare il mio avversario. Ok, l'avversario cambia, manda in campo il suo Slowking. E questo è fantastico perché Slowking si becca una tossina dritta in faccia. A questo punto potrei sostituire il mio Dark Side per mandare in campo il mio abbandono. Abbandono che prende un po' di danno dalle rocce, si becca questo Scald. Scald per fortuna non scotta e questo Slowking perde lentamente la sua vita, quindi andrei per infestazione. A questo punto l'avversario sarà tentato di rimanere in campo? Io sinceramente credo di sì, anche se sono un tipo buio, quindi potrei metterlo in difficoltà e quello Scald non dovrebbe essere sufficiente a buttarmi giù, infatti l'avversario va a switchare e questo non so se sia un bene o un male sinceramente per me. Comunque entra in campo questo Hitmontop, Hitmontop che se ne vorrà andare per una mossa di tipo lotta, quindi andiamo per la protezione perché voglio vederlo schiantare contro la mia barriera e voglio vedere i miei Black Sludge, la mia Black Sludge restituirmi ancora un po' di vita, quindi vediamo un po' quale sarà in effetti la scelta di questo Hitmontop. Ok, protezione da parte mia, l'avversario se ne va per Close Combat, che è naturalmente fatale per me, e quindi sarei quasi tentato di fare uno switch. Sono quasi tentato e lo faccio pure. Purtroppo per me non ho né Defogger né Rapid Spinner in questo team randomizzato, ma naturalmente non si può pretendere tutto dalla vita. Close Combat è l'avversario, ok? Gli scendono le difese, questo è fantastico. E potrei andare a finirlo con un bello psichico. E dove becco, becco. Proviamo? Dai, proviamoci con psichico e vediamo un po' cosa succede. Close Combat ulteriore da parte dell'avversario, questo è sufficiente a buttarmi giù, in effetti non so come abbia fatto io a non notarlo, che mi ha fatto il 40% prima, mi era rimasto soltanto il 35% ora, quindi sono un po' nella cacca. No, in realtà no, l'avversario è più lento di me, quindi potrei schierare uno di questi due, tipo il mio Pasquale, Pasquale che outspeed l'avversario tranquillamente, quindi sì, potrei schierare lui, dai, proviamoci, proviamo a schierare il mio Pasquale e andare per un bel ritorno. Ritorno è sufficiente a buttare giù l'avversario e lo sappiamo. Sì, è la mossa più giusta da fare, quindi andiamo per questa mossa. L'avversario penso sia tentato di rimanere in campo perché non sa che io sono Choice Scarf. Almeno potrebbe immaginarlo, ma non è sicuro. Ma comunque l'avversario non è full velocità, secondo me, perché in genere questi Hitmontop non si vedono molto offensivi, diciamo, soprattutto difensivi, almeno per quanto mi riguarda, li ho visti soprattutto così. Super Dino viene schierato dall'avversario e quindi io li mando in campo il mio abbandono. Super Power dell'avversario, fantastico, li cala attacco e difesa e questa è qualcosa, questo è qualcosa di importante. Andai per la protezione, giusto per fargli sprecare un altro attacco, ok, e restituire dei PS a me. Super Power ancora viene usato dall'avversario. E quindi andiamo per tossina nel caso in cui dovessi riuscire ad sfidare l'avversario. Non ce la faccio, super power dell'avversario arriva ed è naturalmente sufficiente a buttarmi giù. A questo punto potrebbe presentarsi in campo Pigrone e sarà proprio quello che succede. E dunque l'avversario potrebbe aspettarsi una mossa di tipo lotta o qualcosa del genere. Secondo me sì. Secondo me potrebbe aspettarsi una mossa di tipo lotta. In realtà io sparo un bel Giga Impact perché comunque l'avversario ha di 2 la difesa calata. Ok, schiera il suo Slowking e Slowking, ciao ciao, vattene pure KO. Tra l'altro è un critico quello che gli ho fatto, quindi qualcosa di fantastico. Devo ricaricarmi, purtroppo. E quindi facciamo il turno di ricarica. Verrò switchato comunque. Ok, super power dell'avversario mi manda il 32% di vita. E a questo punto si presenta in campo il mio Pasquale che ha il terremoto. Attenzione al terremoto. Questa potrebbe essere la svolta nella partita. Perché vado appunto per il mio terremoto. L'avversario è comunque più veloce di me. Perché sei più veloce di me? Io sono Choice Scarf, vuol dire che sei Choice Scarf anche tu. Non ci voglio credere. E quindi si presenta in campo il mio Pigrone. Pigrone che purtroppo però ormai ha perso la partita perché l'avversario è più veloce e quindi ci stupra. Vabbè, andiamo per Giga Impact, tanto per finire questa lotta. Ma l'avversario è più veloce, se ne va per Super Power e finisce così questa lotta. Quindi due vittorie, una sconfitta per la lotta di oggi. L'ultima lotta, non so se me la sono giocata benissimo,
temo di non aver fatto errori molto gravi. E questo è un problema perché vuol dire che il mio team era proprio inferiore a quello del mio avversario. Non so, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Comunque direi che la prima è stata una grande vittoria, la seconda è stata una lotta così divertente. E la terza, purtroppo l'abbiamo persa. Comunque, se il video vi è piaciuto, vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, di iscrivervi se ancora non l'avete fatto e soprattutto condividere questo video. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao ciao! Inizierei subito con lo sfidare la Lega Pokémon senza indugiare ulteriormente una contromisura, ma fa niente. Io preferisco schierare il mio spaccaosse e andare per il terremoto. Inoltre, l'assault vest.